Le 8.27, buongiorno, ben ritrovati negli studi di TG 2000 per un nuovo appuntamento con l'informazione Flash. La guerra in Ucraina in primo piano. Nelle prime ore di oggi una infrastruttura vicino a Leopoli è stata danneggiata in un raid russo. Lo ha denunciato il governatore della regione a ovest del paese su Telegram. Non ci sono state vittime, l'incendio che si è sviluppato con il bombardamento è stato spento. Allarmi aerei hanno risuonato questa notte in diverse regioni del paese. E per confermare il sostegno all'Ucraina, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato il 10° pacchetto di misure restrittive contro la Russia, misure dal valore complessivo di 11 miliardi di euro. Per la prima volta, inoltre, l'Europa sanzionerà anche i pashdaran iraniani, sanzioni che saranno approvate entro la prossima settimana. Cresce il numero dei morti nel terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Sono oltre 40.000, ma il bilancio potrebbe superare le 50.000 vittime. Si continua a scavare e prosegue anche lo sciame sismico. Quasi 3.500 le scosse di assestamento. Dalle macerie sono state estratte vive 105.000 persone. Silvio Berlusconi è stato assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo sul caso Rubiter. Le assoluzioni con la formula perché il fatto non sussiste hanno riguardato Karima Elmarug e le 20 giovani ospiti delle serate di Arcore. Sono stato finalmente assolto dopo più di 11 anni di sofferenze, fango e danni politici, ha detto l'ex premier. Il ministro della Giustizia Nordio ha respinto la richiesta di revoca del 41 bis per Alfredo Cospito. La sua pericolosità, fa sapere il ministro, è confermata dalle azioni intimidatorie dei gruppi anarco-insurrezionalisti. Le condizioni di salute di Cospito sono in miglioramento in un quadro che resta comunque critico, ma secondo il suo legale il detenuto sarebbe vicino al tracollo. Un pacco sospetto di dimensioni insolite è stato recapitato per posta all'ambasciata italiana a Lisbona. Sul pacco c'erano scritte aggressive ma non riconducibili a movimenti anarchici. All'interno è stata individuata la presenza di un certo quantitativo di polvere, per questo la busta sarà sottoposta a ulteriori ispezioni, ma l'allarme è rientrato. L'FBI ha condotto due perquisizioni all'Università del Delaware nell'ambito dell'indagine sulla gestione di documenti riservati da parte del presidente Joe Biden. La biblioteca dell'università ospita una vasta raccolta di carte di quando Biden era al Senato. Il materiale non sembra essere classificato. Saif al-Adel è il nuovo capo di Al-Qaeda dopo la morte di al-Zawahiri nel luglio 2022. L'egiziano Adel ha 62 anni e vive in Iran. Ex tenente colonnello delle forze speciali dell'Egitto, appartiene alla vecchia guardia del gruppo terroristico e ha anche addestrato alcuni dei dirottatori dell'11 settembre. Il mondo è in guerra, dal Congo all'Ucraina si uccide con una crudeltà che mi sconvolge. Sono le parole del Papa in un dialogo con i gesuiti nel suo ultimo viaggio in Africa. Sull'ipotesi di dimissioni ribadisce di aver scritto le condizioni in una lettera, ma che per il momento non sono in agenda. Matteo Messina Denaro sarebbe in condizioni di salute gravi, a dirlo l'avvocato Lorenza Guttadauro, secondo cui il suo assistito non riceve le cure adeguate. Le condizioni generali del paziente sono buone, rispondono fonti sanitarie e carcerarie. Il boss viene sottoposto alla chemioterapia in un ambulatorio ad hoc, ricavato di fronte alla sua cella. Confindustria lancia l'allarme sulla decisione del Parlamento europeo di vietare la vendita di nuove auto benzina e diesel dal 2035. Una misura che potrebbe avere in Italia un effetto Cuba. Le persone non potranno comprare le auto elettriche in quanto troppo costose e continueranno a girare con auto sempre più vecchie. L'assegno unico per figlio non è in linea con il diritto dell'Unione Europea e quanto sostiene la Commissione, che ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia. Secondo Bruxelles, assegno unico e reddito di cittadinanza sono due misure che discriminano gli altri lavoratori europei.
Sono 73 le vittime di un naufragio avvenuto ieri al largo della Libia, 11 i corpi recuperati, 62 i dispersi. Il barcone era partito dalle coste libiche con 80 persone a bordo. Sono più di 130 morti da gennaio nel Mediterraneo centrale, mentre a Panama 39 migranti hanno perso la vita in un incidente stradale. Viaggiavano a bordo di un autobus che li stava portando negli Stati Uniti. All'età di 82 anni muore, dopo una breve malattia, l'attrice statunitense Rachel Welch, vincitrice di un Golden Globe per i Tre Moschettieri del 1975. Nel suo primo film, era il 1964, recitò accanto ad Elvis Presley in Il cantante del Luna Park. Calcio, tornano questa sera l'Europa e la Conference League, in campo scendono la Roma contro il Salisburgo, la Fiorentina sfida il Braga, la Juventus il Nantes, mentre in Conference la Lazio trova i rumeni del Cluj. Era l'ultima notizia, l'informazione di TG2000 torna a mezzogiorno, a più tardi.